Ashley era nuda, stesa a terra accanto al divano letto, era morta, non c'era il minimo dubbio che lo fosse, ma Federico era come se avesse perso la testa. Comincia così la testimonianza resa settimanale Oggi in edicola da Domani da Claudia Colivicchi, la proprietaria dell'appartamento in cui viveva Ashley Olson, l'americana uccisa a Firenze nei giorni scorsi. La Colivicchi è stata la prima a entrare nell'appartamento insieme col proprio fidanzato e quello di Ashley, Federico Fiorentini. Ho aperto la porta e mi sono fermata sul pianerottolo. È entrato solo Federico, ha detto la donna, che ha diffuso una sintesi del servizio. Abbiamo sentito un urlo, siamo entrati anche noi. Federico era disperato, si è buttato su di lei per rianimarla. Non riusciva nemmeno a vedere l'evidenza o quantomeno non riusciva ad accettarla. Il corpo era freddo, ma lui non capiva che non c'era più niente da fare. Ha provato in tutti i modi, prima con la respirazione, bocca a bocca, poi col massaggio cardiaco. Il mio fidanzato ha cercato di aiutarlo, lui intanto gridava, ripeteva «la mia piccina, il mio amore». In casa c'era anche il cane di Ashley che guaiva. «Credetemi, è stata una scena sconvolgente. Federico e Ashley, ha detto ancora la proprietaria del monolocale, non si sono mai lasciati, avevano avuto una lite qualche giorno fa, lei lo aveva chiamato perché forse aveva capito di aver esagerato, di averlo offeso, si era anche scusata, lei nel tempo libero usciva, aveva tanti amici e ogni tanto li invitava in casa per un caffè o un bicchiere di vino, ma non era una che desse facilmente confidenza agli estranei. Difficile capire cosa possa essere successo». Purtroppo io, continua ancora la donna, non c'ero. Abitavo sullo stesso pianerottolo di Ashley, ma in quei giorni stavo da mia madre. Ci sono gli altri vicini, ma anche loro non hanno visto niente. Dicono solo di aver sentito il cane che abbaiava. Il padre della ragazza, ieri, piegato dal dolore in preghiera di fronte alla casa di via Santa Monaca, ha deposto un mazzo di fiori che si aggiunge ai tanti lasciati da amici e conoscenti. In arrivo oggi a Firenze la madre di Ashley, Jennifer, che vive in Florida. Separata dal marito, architetto che insegna a Firenze, ha lasciato un messaggio su Facebook. «Il dolore che sto provando è più di quanto possa sopportare», si legge.